Chiesa all'incrocio dei pali. Un gol pazzesco! Amici di Sport Italia, appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuovo appuntamento. Ospiti nei nostri studi quest'oggi Giacinto De Santis, tecnico della Banca Popolare Fondi. Grazie Giacinto per aver accolto il nostro invito. Il collega Luca Zadra, ciao Luca. Buonasera. Grazie anche a te per parlare oggi del massimo campionato maschile, ma non soltanto, un'ampia parentesi dedicata agli azzurri. Siamo ormai alla vigilia una gara, quella in programma mercoledì prossimo alla Pallacattani di Faenza contro la Slovacchia, che potrebbe segnare, noi ci auguriamo in maniera positiva, il cammino della Nazionale Azzurra nel girone di qualificazione alla fase finale degli europei. Procediamo per gradi, cominciamo ad occuparci del massimo campionato maschile, avremo modo di parlarne tanto con Giacinto quanto con Luca Zadra. Intanto il servizio che fa il punto sulla situazione dopo la giornata appena andata agli archivi e alla vigilia della pausa imposta proprio dagli impegni degli azzurri. Vediamo. Bolzano ad un passo dal definitivo primato, Conversano aritmeticamente ai playoff scudetto, è una lotta a salvezza che tira virtualmente fuori Cologna e che invece lascia in bilico Bologna, Cingoli e Merano. La 23esima giornata, l'ultima prima della pausa che porterà la nazionale in campo e ridarà il via ai giochi non prima del weekend di Pasqua, si riassume così. Partiamo dalla vetta e dal 27-22 con cui gli altoatesini battono il Cassano Magnago, ennesima prova di forza della squadra allenata da Vorsek, concreta, matura e senza dubbio sempre di più squadra da battere, anche se da Conversano, dove hanno messo in fila l'11° successo consecutivo battendo Bologna al Savena, ricordano che i playoff sono un'altra storia, gli stessi playoff attorno ai quali gira, sperando ancora, Fasano. I campioni d'Italia hanno vinto in rimonta contro Gaeta, riducendo a un solo punto il ritardo sul Cassano Magnago. Calendario alla mano, i lombardi di Davide Kolec hanno da affrontare 180 minuti da favoriti contro Merano, Siena e Fondi. La prova più difficile per Moretti e compagni sarà certamente quella a rientro dalla pausa il 20 aprile proprio contro Merano. I diavoli neri, fedeli al loro soprannome, rischiano seriamente di finire all'inferno. La quinta sconfitta consecutiva rimediata sabato scorso contro Pressano ha lasciato immutato il ridottissimo +3 su Cingoli, che invece spera ancora e che vede nello scontro diretto di Pasqua contro Bologna un autentico crocevia nella rincorsa alla salvezza. Più tranquille le altre, da Fondi a Siena fino a Trieste e in ultima battuta a Cologna, Bressanone e Gaeta. L'obiettivo per tutte sarà trasformare il finale di stagione in una formalità da racchiudere in una sola parola: tranquillità. Staremo a vedere. Bene, di nuovo in studio. E allora, Giacinto, se la regia ci propone la classifica per focalizzare anche un po' i discorsi che inevitabilmente tengono banco in questo momento in cui il campionato è fermo per, dicevamo, gli impegni degli azzurri. Situazioni sono abbastanza delineate, anche se non mancano le incertezze. Ad esempio, nella corsa playoff scudetto, c'è da decidere tra Pressano e Conversano, la seconda e la terza, e poi c'è il duello tra Cassano Magnago e Fasano per l'accesso alla ai playoff scudetto. Sì, e sarà fino all'ultima giornata, bello, avvincente. Peraltro voi ospiterete proprio negli ultimi 60 minuti della stagione il Cassano Magnago, e quindi sarete un po' arbitri di questa lotta tra Cassano e Fasano. Sì, noi è chiaro, ci siamo salvati sabato con il pareggio di Trieste e vogliamo portare al termine il campionato nel migliore dei modi, facendo più punti possibili, onorando la maglia e il campionato. Detto questo, bello il duello Pressano-Conversano, bello il duello Cassano-Fasano, anche il duello per la salvezza. Sì, poi ne parliamo a parte delle discussioni. Devo dire che il Pressano si è complicato un po' la vita con quella falsa partenza, qualche punto in più poteva dar fastidio a Bolzano fino all'ultima giornata. Stessa cosa però dicasi per il Conversano, qualche sconfitta in casa inopinata con Cologna e Merano poteva farla stare più su in classifica. Quindi questo a testimonianza che è un campionato, insomma, il ritorno al girone unico a 14 squadre ha di fatto determinato una maggiore incertezza, insomma, nello sviluppo della stagione regolare.
Sì, ecco, un unico appiglio probabilmente, essendo il primo anno è anche sperimentale, però io anziché partendo dalle semifinali sarei partito dai quarti, facendo una... almeno si aveva impegnato i primi otto in classifica e poteva essere ancora più avvincente. Adesso abbiamo un nucleo di squadre dal Trieste, dal Siena fino al Gaeta che insomma sono abbastanza tranquille. Sono abbastanza tranquille. Ecco, Luca, diceva Giacinto del duello tra Pressano e Conversano, chiaramente tu insomma uomo immagine della Pressano conosci benissimo quali sono i pregi e i difetti della tua squadra. Sotto questo aspetto, il fatto di essere arrivati a questo punto della stagione partendo un po' da underdog, no? Perché diciamo che il Pressano non era favoritissimo alla vigilia della stagione, anche se reduce da una brillante affermazione in Coppa Italia, ha messo un po' di pressione in più sulla squadra di Branko Dumic. Ma sicuramente ha messo un po' di pressione in più, perché arrivare a questo punto del campionato al secondo posto con buone chance di restarci, anche se si dovrà lottare, chiaramente ci mette una responsabilità addosso non indifferente. Va detto che la squadra comunque pare abbia dimostrato quest'anno una maturità maggiore rispetto agli anni passati. E vedremo, proprio sarà una prova del 9 questo finale di regular season con tre partite difficili, tutte da giocare, e si vedrà ora se la squadra ha veramente la maturità necessaria che ha dimostrato fino adesso. Rimanendo in tema playoff, il duello tra Cassano e Fasano che sembrava in crisi dopo la sconfitta nel derby di Conversano, invece ha tirato sulla testa vincendo a Benevento campo neutro con il Gaeta che sta disputando a Benevento le sue gare casalinghe, dando un segnale comunque di determinazione, di voglia, di orgoglio se vogliamo, no? Sì, sicuramente Fasano dopo una prima parte di campionato molto deludente adesso è lì e può giocarsi tutto, perché poi sappiamo che nei playoff nulla è scritto, tutto è da vedere, da giocare. Ho visto uscire per infortunio Knezevic nella partita di sabato, spero chiaramente per lui nulla di grave, e se il Fasano avrà le forze diciamo al completo, se il Fasano si presenterà in buona forma come ha dimostrato di essere in questo ultimo periodo, può arrivare in semifinale, ha un calendario forse più agevole rispetto a Cassano e quel punto di differenza è nulla. Secondo te Giacinto? Sì, quest'altro duello? Condivido, un gran bel duello. Cassano è la bella sorpresa di questo campionato. Giocano una buona palla a mano, hanno tanti giovani interessanti e meritano il quarto posto, forse anche più di Fasano per quello che si è visto. Però Fasano è una squadra campione in carica e prima di darla per spacciata, come abbiamo visto, sta lì. Ha tanta esperienza, sa come si vincono, ha orgoglio, sa come si vincono alcune partite, per cui sarà un bel duello fino all'ultima giornata. E sarà un duello avvincente anche in coda, diciamo in presenza con Giacinto De Santis, insomma il Fondi si è tirato fuori dalla lotta per evitare la retrocessione, altrettanto ha fatto il Cologne che nel match of the week di domenica ha superato in casa l'Ego Siena da tempo salvo. Vediamo al termine della partita le interviste raccolte da Matteo Damonte. Diciamo hai ragione, questa stagione è stata fatta di alti e bassi. Alla fine Conversano ma anche Cassano in casa è stata una delle due partite fondamentali. Diciamo che questi alti e bassi sinceramente non so da cosa possono derivare. Diciamo che siamo una squadra che potevamo puntare anche più in alto, secondo me, oltre alla salvezza. Potevamo raggiungere la salvezza anche più giornate di anticipo, però ci prendiamo questi due punti e siamo contenti di questa vittoria. Adesso cerchiamo queste tre settimane di pausa di prepararci al meglio per le prossime tre partite. Cerchiamo di vincerne un'altra, così siamo automaticamente salvi. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto l'obiettivo e diciamo che con la partita di Bressanone abbiamo... penso la miglior partita che abbiamo fatto durante la stagione e lì abbiamo appunto centrato l'obiettivo salvezza e diciamo che siamo contenti. Anche se immagino
qualche complimento te l'abbiano fatto nello spogliatoio per la recente chiamata in nazionale da parte di Riccardo Trillini. Sì, sì, sono stato molto, molto contento e soddisfatto di questa chiamata e cercherò di dare il meglio, poi sarà a vedere. Bene, poi parleremo chiaramente di Azzurri e anche del giovane Borgiani. Se la regia ci propone ancora la classifica, perché dopo aver dato uno sguardo a ciò che sta succedendo in vetta, giusto soffermare la nostra attenzione anche sulla coda, dove i giochi, se vogliamo, Giacinto, sono ancora più complicati e complessi, no? Sì, qualche risultato particolare. Adesso la vittoria di sabato, il Brixen si è tirato fuori da questa lotta, come Fondi e Siena, che si sono salvate matematicamente l'ultima giornata. Cologne deve soffrire un pochino, ma diciamo che ne è uscita fuori. Merano, Concingoli e Bologna lotteranno fino alla fine. Sorprendente soprattutto la fase negativa, la striscia dei risultati negativi del Merano, no Luca? Sì, Merano rischia seriamente di fare 8 sconfitte consecutive, di chiudere il campionato con 8 sconfitte consecutive, perché adesso dovrà giocare con Cassano, Conversano e Fasano, 3 partite con 3 delle prime 5 in classifica. E visto il trend, o Merano sfrutterà questa pausa per recuperare le energie e cambiare completamente pagina, altrimenti veramente c'è uno spauracchio retrocessione che nessuno avrebbe pensato, anche perché abbiamo visto la classifica, i punti da Bologna sono 4 e Bologna ha gli scontri diretti a favore, i punti da Cingoli sono 3 e Cingoli ha anche gli scontri diretti a favore, quindi Merano, a Merano fondamentalmente potrebbe bastare solo una vittoria in queste ultime 3 partite, però visto il calendario, visto il calendario, direi che non è per nulla facile, cosa che invece Cingoli e Bologna forse hanno paradossalmente più agevole. Anche perché poi c'è un Cingoli Bologna alla ripresa che insomma peraltro sarà anche trasmessa in diretta qui dalla nostra rete, da Sport Italia, che potrebbe in qualche modo segnare in positivo e in negativo il destino delle due antagoniste. Sicuramente in negativo il destino di una delle due. Sarà una bella partita vincente come è stata quella dell'andata, e chi vince spererà ancora di sorpassare il Merano, chi perderà purtroppo, ahimè, deve dire da troppo tempo si dà il Bologna per spacciato. Siete dello stesso avviso? No, perché l'ho vista a Fondi, una squadra viva, tonica, ha inserito Pereira nel proprio roster e, è una squadra che sta combattendo, come abbiamo visto l'ultima giornata con il Conversano, ha perso di 4, li ha messi in difficoltà e darà filo da torcere a tutte fino all'ultimo. Bene, avremo modo dunque di approfondire questi discorsi in proseguo della stagione. Ora giusto soffermare la nostra attenzione sugli azzurri di Riccardo Trillini, attesi dal doppio confronto con la Slovacchia. Vediamo subito il servizio di presentazione e poi analizzeremo con i nostri ospiti e con il direttore tecnico della Nazionale Riccardo Trillini, che avremo in collegamento telefonico, i motivi di questo doppio confronto. Attesa, sentita, voluta, immaginata, è ora da giocare al meglio delle proprie chance. L'Italia attende la Slovacchia, avversaria di 2 confronti ravvicinati il 10 aprile a Faenza e il 14 aprile a Pozasca Bistrica, in grado di definire le sorti degli azzurri nel brevissimo periodo. L'intervallo temporale da considerare è presto detto, scandito da un cammino che si riassume in 2 parole: Euro 2020. I primi della storia a 24 squadre, i primi della storia a dare chance non solo alle prime 2 classificate dei gironi di qualificazione, ma anche a 4 delle meglio piazzate al terzo posto. Insomma, l'Italia, che pure arrivava al sorteggio dall'ultima fascia, si gioca qui contro gli slovacchi provenienti dall'urna 3 le sue possibilità di realizzare un'impresa. Perché sia chiaro, di impresa bisognerebbe parlare per una formazione cresciuta tanto negli ultimi anni, ma che comunque è giunta a questa fase della corsa verso gli europei, passando per le prequalificazioni. Nessun alibi, anzi, la volontà di confrontarsi con le realtà blasonate è stata alla base del cammino intrapreso dalla squadra allenata dal direttore tecnico Riccardo Trillini e più in generale dalla federazione. Ora c'è la Slovacchia, 2 volte in 4 giorni, cominciando in casa. L'ambiente prima di tutto, Palacattani, per la primissima volta nella storia di una nazionale maschile in gara ufficiale in Emilia-Romagna. Poi, più importante di ogni altra cosa, ci sarà il campo. Trillini ha osservato il campionato, ha valutato, ha scelto. I nomi sono 22, con l'atteso innesto di Volarevic tra i pali, la novità Basic, il recupero di Marrocchi nella batteria dei centrali, i giovani arcieri Bronzo, Matà e Borgianni. Testa e cuore rivolti alla Slovacchia, avversaria tostissima, sia chiaro.
che pesca a piene mani dal bacino del Tatran Prešov, realtà di lunghissima data nella partecipazione alla Champions League e che in generale annovera nel proprio organico giocatori di caratura internazionale. Sì, fascia 3, ma con le dovute proporzioni. Aver fatto tremare la Russia negli ultimi tre confronti tra qualificazioni europee e mondiali significa essere una realtà del panorama continentale. Non di prim'ordine, perché è capace anche di perdere in Lussemburgo nel gennaio scorso, ma comunque una realtà consolidata e alla quale dare il corretto valore in vista del doppio duello d'aprile. In una parola, crederci. Credere nella propria forza e soprattutto nel lavoro portato avanti fino ad ora. Come sempre, allora, forza azzurri. L'abbiamo in collegamento telefonico, l'abbiamo già annunciato, Riccardo Trillini, commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Ciao Riccardo, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie. Ecco, in studio con in mia compagnia Giacinto De Santis e Luca Zada. Ciao Riccardo. Allora, nel servizio preparato da Matteo Aldamonte si insomma, sottolineava da una parte il valore della Slovacchia, ma dall'altra anche quello, insomma, vogliamo anche un po' aggrapparci a questa ipotesi dell'incostanza del rendimento della formazione che sarà prossima avversaria degli azzurri. Sì, è vero, le nazionali hanno sempre dei risultati strani nel corso di ogni anno, perché dipende molto dall'importanza della partita. Questo vale sia per quando gli slovacchi hanno ben figurato contro i russi, e vale anche contro il Lussemburgo, che era una partita che non contava niente. In ogni modo è una squadra da rispettare, perché è nella terza fascia ed è una delle migliori della terza fascia, ma questa volta affronterà un'Italia che sicuramente se è migliorata, staremo a vedere, lo dovranno dire gli altri, sicuramente un'Italia che questa volta è ambiziosa. Un'Italia che presenterà ai nastri di partenza diverse novità. Ecco, chiedo a De Santis e a Zadra, ovviamente tu sei il commissario tecnico e quindi hai fatto le scelte ed è giusto, insomma, poi ci spiegherai in qualche modo qualche convocazione. Ecco, la presenza in questo gruppo di tre giocatori, ti faccio tre nomi: Volarevic, Marrocchi e Basic. Ecco, cosa potranno dare, cosa danno intanto proprio come valore a questo gruppo che in gran parte è stato già formato? Beh, la qualità tecnica non si discute dei tre. Abbiamo ricevuto la piacevole notizia di Volarevic in questi giorni e non fa che accrescere il livello dei tre portieri che abbiamo. Probabilmente mai avuto tre portieri di questo livello. Sicuramente ci fa avvicinare a nazionali come la Slovacchia, che è una nazionale di, non dico di primo livello, ma di buon livello europeo. Basic e Marrocchi, ritorno di Marrocchi. Io penso che il ritorno di Pablo Marrocchi sia fondamentale. È un giocatore che si sta confermando in Francia e che ha sempre dimostrato una qualità clamorosa, e penso che veramente possa essere la marcia in più di questa Italia. Azzarderei che purtroppo quell'infortunio che ce lo ha tolto contro l'Ungheria a Padova, secondo me, poteva miscolare le carte. E Basic ha una bella concorrenza, forse sta facendo un po' peggio quest'anno rispetto all'anno scorso, però è sempre un pivot di prim'ordine che offre una soluzione incredibilmente buona. Abbiamo visto però un Parisini stratosferico quest'anno e quindi devo dire che è un bel rinforzo e siamo messi sicuramente, penso, bene a livello di pivot. Siamo messi bene in tutti i reparti, in tutte le zone del campo, Riccardo? Guarda, in effetti stavo pensando di rispondere che siamo di livello internazionale anche in difesa, perché come giustamente ha detto De Santis, con Volarevic abbiamo tre portieri di livello internazionale e sappiamo che questo fa mezza squadra ed è molto importante, ma in questi giorni, mettendo a posto un po' i video, analizzando la nostra difesa nel torneo in Croazia ma anche contro l'Ungheria, facevo caso che a partire da Argentina, Bulsamini, Parisini, adesso da Piran, sicuramente con l'arrivo di Marrocchi che finalmente potrà giocare, abbiamo una difesa di livello internazionale dal punto di vista fisico, non solo come altezza ma anche come velocità. Quindi io sono fiducioso, perché come mi piace giocare con una buona difesa, con degli ottimi portieri,
abbiamo speranza anche di giocare in velocità e quindi di arrivare più in alto possibile, di confrontarci con queste squadre che partono un po' avvantaggiate, ma ripeto, è solo la carta a dire questo. Ecco, il campionato ha detto tante cose, il campionato in cui Giacinto De Santis è protagonista con il Laosse Funde, ha detto ad esempio che Arcieri e Sonnerer, le due ali del Bolzano, sono di grandissima affidabilità, Giacinto, sì, che sono poi, dovrebbero essere, poi lo deciderà il commissario tecnico, anche probabilmente i due azzurri in campo contro la Slovacchia. Ma siamo coperti anche nei due ruoli, ultimamente nel ruolo della destra si stanno scoprendo nuovi giovani. Masoner era una garanzia ormai da tanto tempo. Arcieri si sta confermando, ha fatto un bel campionato e merita la convocazione, viene dalle nazionali giovanili, è cresciuto, è andato a Cingoli l'anno scorso, quest'anno si è preso la ribalta del Bolzano e quindi è cresciuto molto, quindi abbiamo un buon reparto sia a sinistra che a destra. Ti ha sorpreso qualcosa, Luca, nelle convocazioni del commissario tecnico? Ma devo essere molto sincero, no, perché era un po' la lista che mi ero immaginato e devo dire che... Intanto se la regia ce la propone così per certo. Rinfrescare un po' la memoria a tutti. Per i valori attuali che stiamo vedendo in campionato, questi sono i giocatori. La nazionale, lo sappiamo, deve vincere, non deve sicuramente far contento... Con un occhio anche rivolto al futuro, no? Perché ci sono molti giovani, poi capiremo quali saranno i 18 che... prenderanno parte alla doppia sfida, ce ne sono 21 al momento. Chiaramente, io ripeto che secondo me oggi, in aprile, questi sono i giocatori che CT ha a disposizione più validi per questo doppio appuntamento. Non direi sorprese, soldi forse è una sorpresa, perché non mi aspettavo una convocazione in nazionale. Ha giocato bene, molto bene a inizio campionato, davvero di un livello gigantesco, poi purtroppo quel bruttissimo infortunio lo ha un po' debilitato alla mandibola, però è già da un mese che ha ripreso ai suoi livelli e quindi contro Siena domenica ha fatto una partita clamorosa, infatti è giusto proprio, se sta così adesso è giusto che stia in quella lista. Perché soldi, Riccardo? Non mi fare il verso di Mahmoud perché insomma non credo sia il caso. No, guarda, quando si fanno le convocazioni è sempre un periodo difficile per un allenatore perché si lasciano a casa giocatori che meriterebbero, in particolar modo alcuni giocatori che hanno cominciato con me questa avventura. Nello stesso tempo avevo detto che per rispetto di questa partita bisognava pensare al presente, per cui ho cercato di vedere chi era più in forma dal punto di vista psicofisico. Per quanto riguarda soldi, perché in quel ruolo là noi abbiamo Skatar e poi altri giocatori da inserire gradualmente, per cui abbiamo cercato di tenere qualche terzino sinistro che possa giocare a destra, quindi destro di mano, però dobbiamo anche vedere cosa ci può essere in futuro, perché non dimentichiamoci che Skatar è un giocatore che speriamo tutti che possa continuare, ma sta in una fase in cui potrebbe giusto. Lasciare la nazionale, per cui è nostro dovere trovare le alternative per il futuro anche in questa posizione specifica. Bene, grazie Riccardo Trillini, grazie, in bocca al lupo agli azzurri. Ovviamente seguiremo con grande attenzione la preparazione, poi ovviamente il match contro la Slovacchia, il programma ricordiamo mercoledì al Palacattani di Faenza. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi ritorniamo in studio in compagnia di Giacinto De Santis e Luca Zalla. Quanto coraggio in questo tiro! Tiro di Dario Turco, insidioso, vincente, 6-6.
Bene, seconda parte di Handball Mania, dedicata all'altra metà del cielo, campionato femminile che ha chiuso ufficialmente la regular season, scatterà già in questo fine settimana la pool playoff, vediamo il servizio, poi riepilogheremo la situazione. Ariosto Ferrara dentro, Leonessa Brescia fuori. La vittoria del Dosso Buono in casa della formazione bresciana allenata da Gaspare Scalia 28-20 nel match che chiude la regular season della Serie 1 femminile salva in qualche modo le emiliane del tecnico Carlos Britos sconfitte a Cassano Magnago e che tremavano per un sorpasso al photo finish. Nulla di tutto ciò accade, vince Dosso Buono che sale a 18 punti ma che comunque deve cedere il quarto posto alla Casal Grande Padana, il tutto in virtù del bilancio favorevole negli scontri diretti tra Furlanetto e compagne e dall'altra parte le scaligere. Nella sfida più attesa del sabato intanto Salerno batte 24-20 Oderzo, lo scontro al vertice si dimostrerà equilibrato incerto fino alla fine. Meglio le campionesse d'Italia che alla stabilità dei primi 30 minuti con le squadre ferme sul 10-10 dopo 25 minuti farà seguire una considerevole sterzata fino al 18-12 fatto segnare alla 49esimo. Sono gli ultimi attimi con un contropiede di Besanovic che vale il meno 1 a ridare entusiasmo e speranze all'Oderzo. Ti dà la costa, dai 7 metri a 50 secondi dalla fine il gol che chiude il discorso, primo posto a Salerno che resta la squadra da rincorrere. Vittoria stagionale numero 9 pool playoff in cassaforte per Casal Grande che al Palacheope non fatica nel 31-22 contro Flavioni. La post-season prende il via già sabato prossimo con le pool playoff e retrocessione che daranno vita a un calendario basato sui piazzamenti della fase appena conclusa. Tra i match in programma la sfida tra Salerno e Bressanone, posticipata al 7 aprile e in diretta televisiva su Sport Italia. Bene, mentre la regia ci propone proprio la classifica finale, evidenziate poi le squadre che accedono alla pool scudetto, le altre dovranno poi evitare la retrocessione. Chiedo a Giacinto De Santis che segue con attenzione anche il massimo campionato femminile, è la classifica che rispecchia i valori di questa stagione regolare, poi chiaro nei playoff tutto può accadere come sempre. Sì sì, diciamo rispecchia benissimo, mi ha deluso un pochino il Brixen perché era partito forte, pensavo un po' di più, ma allo stato attuale è la classifica che rispecchia i valori in campo. Ti aspettavi qualcosa in più dal Brixen, Luca, dopo la partenza a razzo della squadra di Nussig? Ma dopo la partenza a razzo forse qualcosa sì, ma non si può dire assolutamente niente alla squadra di Nursing perché alla fine ha fatto un innesto che è quello di Giada Babbo a inizio stagione e dall'ottavo posto molto tirato dello scorso anno adesso è terzo con un bel trascorso al primo posto. Direi che hanno fatto più del massimo anche perché hanno perso 3 partite in tutto l'anno, 4 con la semifinale di Coppa Italia. Direi che hanno fatto davvero gli straordinari. Vediamo al prossimo turno, perché come dicevamo scatta già in questo fine settimana la pool scudetto con Oderzo che ospita la Vemplast Dosso Buono, partita derby veneto da seguire con grande attenzione, poi il match tra Casal Grande Padana e Ariosto Ferrara, anche in questo caso parliamo di derby, non è propriamente un derby quello tra Iomi Salerno e Brixen su Tirol che andrà in onda, lo ricordiamo, domenica il match of the week, subito un esame importante per la Iomi considerando anche il fatto che il Brixen è stata l'unica squadra a togliere punti alla Palumbo alle campionesse d'Italia. Non è una partita scontata, Brixen è un'ottima squadra, lo dicevamo prima, e se ritrova la verve di inizio campionato può mettere in seria difficoltà il Salerno. Vediamo anche cosa accadrà invece nella pool per evitare la retrocessione in A2, Brescia-Leno, derby Lombardo e Cassano-Magnago-Flavioni. Questo è il quadro completo. Bene, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, abbiamo toccato diversi argomenti. Ringrazio per la partecipazione Giacinto De Santis, in bocca al lupo al tuo Fondi. Grazie. A Luca Zadra, rapidamente il palinsesto, il prossimo fine settimana chiaramente tutto orientato sul movimento, sul massimo campionato femminile, partite di pool scudetto e pool per evitare la retrocessione e poi il match of the week di domenica tra Iomi Salerno e Brixen su Tirol. Grazie per la cortese attenzione, ringraziamento a Sabrina Alessio che ha curato in redazione questo numero di Handball Mania che ritorna giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Come l'ha messa all'incrocio dei pali? Un gol pazzesco!